Ma grazie, per questo sono contento perché ho lavorato insomma 6 settimane, la gamba ha tenuto, quindi dai, per questo sono positivo. Ma sì, sai, gli attaccanti vivono di gol, quindi anche questo gol in Coppa Italia che poi non è valso niente, però può essere la svolta per me, può essere la svolta per tutto il reparto attaccanti perché abbiamo bisogno uno dell'altro, insomma il morale fa sì che si possano fare cose importanti. È stato difficile perché vengo da un percorso dove ho lavorato molto, quindi saltare le partite per infortunio non è stato il massimo, però ho seguito la squadra, mi sono allenato mattina e pomeriggio, adesso sono pronto per tornare. No, ma io fisicamente sto benissimo, il nostro preparatore degli infortunati ti fa lavorare il doppio per far sì che quando torni con la squadra sei a posto, quindi nel momento in cui sono a disposizione sono disponibile, poi sappiamo tutti che le scelte le fa il mister. Sinceramente abbiamo fatto una figuraccia perché non dobbiamo fare certe prestazioni, ci meritiamo per il lavoro che facciamo settimanalmente altri risultati e quindi noi non siamo questi, dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti. E sappiamo che le due partite con Roma e Napoli sono state una tappa di un processo, nel senso che abbiamo costruito tanto, poi col Napoli invece siamo riusciti anche a difendere bene, quindi eravamo consapevoli di questo. Dispiace perché oggi volevamo sia riprendere i 3 punti che ci mancano 2 partite, sia continuare questo processo. Quindi siamo dispiaciuti, però, come hai detto te, lunedì c'è una partita importantissima, dobbiamo continuare sulla riga di Napoli. Ah, sai, a livello tecnico la Serie A è difficilissima, quindi deve esserci un costante migliorarsi. Per quanto riguarda quello che io devo migliorare e che sto cercando di lavorarci molto, è l'atteggiamento, il lavoro, la vita fuori a 360 gradi da professionista, e il mister in questo per me è stato fondamentale, lo sto seguendo in tutto, quindi penso che queste sono le cose dove devo spingere e credere perché sono queste le cose che ti fanno avere i risultati. Ma come squadra è una domanda difficile, nel senso che sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, quindi anche dopo partite come questa, dove ci mettiamo la faccia, siamo i primi a dire di aver fatto una figuraccia, dobbiamo comunque avere dell'equilibrio. Molto, molto, Camil, Arthur, lo stesso Etemai, Caldirola, anche se poi in Serie A non ha giocato, sono tutti uomini di spessore più che giocatori, vorrei parlare di uomini perché sono arrivati a darci una mano sotto il punto di vista sia tecnico che morale. E noi più giovani li seguiamo molto. Sì, peso, insomma, sappiamo che quelle sono le partite dove dobbiamo dare tutto, sappiamo l'importanza dei 6 punti perché sarebbero d'oro e soprattutto perché anche le altre che dovrebbero scontrarsi con noi per la salvezza stanno facendo punti, quindi dobbiamo riuscire a fare risultato.